basta, non posso più continuare così a consumare la mia vita. Ho preso quell'aereo contro tutto e tutti e da quel momento ho avuto chiarezza di quello che volevo fare, volevo aiutare gli altri. Credete sempre in voi stessi. Seguite i vostri sogni anche quando tutto vi sembra contro. I vincenti non sono quelli che vincono sempre, sono quelli che hanno continuato quando tutti gli altri avrebbero mollato. Ciao, sono Desiree Furneri, vengo da Catania, sono una formatrice del benessere, specializzata in terapia della risata e life coach. Quella di aiutare le altre persone a sviluppare più felicità e consapevolezza e a crearsi anche la vita che meritano e che desiderano. Perché io credo, e questo ci credo fortemente, è anche uno dei miei valori, altrimenti non posso fare quello che faccio, che quando una persona è felice può fare soltanto del bene e quindi il mondo diventa un posto migliore. Tutto è iniziato da quando magari ero da un momento di crisi, ok? Ero nel periodo adolescenziale in cui, anche se volevo esprimere la gioia che magari c'era sempre dentro di me, le altre persone mi dicevano ma non c'è niente da ridere, ma non c'è niente per essere gioiosi, e quindi magari chiudevo in una scatola, trattenevo, no? Questa cosa, e quindi da lì passavo momenti difficili, pieni di paure, magari ansia, avevo tachicardia costante, facevo visite mediche, ma mi dicevano non è niente, è solo stress, ma intanto a me stava rovinando la vita questa situazione. Fino a quando proprio su internet ho incrociato un corso di crescita personale e volevo farlo, sentivo che ho bisogno di quella cosa, soltanto che veniva fatto a Roma. E io abitavo in Sicilia, in un piccolo paesino, non ero mai uscita di lì e all'epoca i miei non me l'avrebbero neanche mai permesso e quindi ero convinta che ormai quella era la mia vita, mi dovevo accontentare. Fino a quando invece mi sono detta basta, non posso più continuare così a consumare la mia vita. Quindi ho preso quell'aereo contro tutto e tutti e da quel giorno la mia vita è cambiata. L'ansia che avevo fino a quel momento mi ha lasciata andare, mi voleva veramente comunicare che dovevo cambiare qualcosa nella mia vita e da quel momento ho avuto chiarezza di quello che volevo fare, volevo aiutare gli altri perché volevo raggiungere i miei sogni, soltanto che le persone che avevo accanto non capivano bene quello che stavo facendo, mi dicevano di volare basso, di tornare con i piedi per terra, di fare un lavoro normale, non ero né speciale né raccomandata. E per un momento ci ho creduto anch'io, all'inizio non mi seguiva nessuno, quindi in quel momento avevo due scelte da fare. La prima era quella di lasciar perdere, la seconda era quella di continuare. Fortunatamente ho scelto la seconda, aiutando tantissime persone a realizzare la vita che meritano e che desiderano e realizzando i miei sogni. Chiunque può fare questo percorso su se stessi e chiunque può essere felice, certo, bisogna sceglierlo. Se tu in primis non scegli di essere felice, vivere la tua felicità, nessun altro può aiutarti. La felicità è come una candela, quando tu accendi una candela, l'accendi per esempio fuori casa, può arrivare vento, acqua, la candela si spegne. Se l'accendi invece dentro la tua stanza, la candela non si spegnerà così facilmente. E così anche la nostra felicità. Se l'accendiamo all'esterno e quindi la facciamo dipendere da persone, situazioni, oggetti, magari si spegnerà facilmente. Ma se invece l'accendiamo dentro di noi è come se il nostro corpo le fa da scudo e quindi niente, nessuno potrà mai spegnerla. Iniziare a sentirsi un po' protagonisti della propria vita, anche perché se siamo qui, siamo qui per un motivo. Io ho sempre pensato questo, che siamo qui per qualcosa di grande, per lasciare qualcosa, capire che anche tutto quello che ci accade non ci accade per caso, ma che fa parte del percorso per farci evolvere, per farci arrivare lì dove noi vogliamo andare. Niente e nessuno ha il potere di renderti triste se tu hai deciso di essere felice.